Tutto è nato sicuramente grazie a mio padre. Ho lavorato in bottega da piccolo. Dopo scuola andavo già in bottega, quindi è lì che ho cominciato sto lavoro. Dopo gli studi del liceo ho fatto l'istituto d'arte a Firenze, dove ho sicuramente migliorato e ho perfezionato quello che avevo imparato in bottega. Io ho trasformato la mia passione in un lavoro, questo è in realtà quello che ho fatto. Per me era una grande, era il mio hobby, perché io andavo il pomeriggio in bottega e lì ho scoperto di avere questo hobby. Era un hobby, poi l'ho trasformato in lavoro. Praticamente è come se ogni mobile che faccio fosse il mio, perché, ma non perché lo faccio bene e quindi voglio essere presuntuoso, no, è come se davvero fosse il mio, quindi è come se fosse il mio e quindi lo faccio nel miglior modo possibile. La maggior parte dei pezzi che, non sempre, però spesso, che trovo e quindi che mi portano, che vado a prendere dai clienti, sono ridotti molto molto male. Quindi necessitano non di un restauro, ma quasi di una, insomma, di una ricostruzione. Non sempre, però spesso e volentieri. E quindi è lì che è la sfida più grande, insomma, è lì che mi diverto di più. La competenza sicuramente è importante. Per fare questo lavoro non ci si può improvvisare. Se magari uno è pure bravo, è pure meglio, no? Quindi. Ogni pezzo è diverso dall'altro e ogni epoca aveva le sue lavorazioni. Scopro dei piccoli tesori che poi magari possono anche essere di poco valore, però sono, insomma, sicuramente dei piccoli. Hanno una storia. Hanno tante storie dietro, insomma, dal mobile ai piccoli oggetti che magari vengono custoditi in questo mobile. La sorpresa negli occhi del cliente, l'effetto finale, insomma, è come una scommessa, ogni lavoro spesso è come una scommessa. Sono tanti i momenti difficili, però poi alla fine, per fortuna, c'ho sempre da fare, quindi ricominciamo. Più delle volte non è che si riesce a guadagnare tantissimo, qui ci vuole molta passione e molta pazienza. Questo è il segreto di questo lavoro.